Ben ritrovati con un appuntamento speciale di Fuori dal Coro, appuntamento che sarà diciamo diviso in tre momenti e che avrà un filo conduttore unico, quello relativo alla situazione che riguarda la professione infermieristica. Soprattutto le questioni occupazionali legate alla professione infermieristica. La vicenda in questi mesi l'abbiamo trattata in più appuntamenti di Fuori dal Coro ed è insomma abbastanza complessa nella sua semplicità perché si parla di infermieri precari, ma non soltanto di infermieri precari che attendevano la stabilizzazione, si parla dell'esaurimento delle graduatorie del concorsone che è stato realizzato dalla ASL Bari tempo fa, si parla dell'annuncio fatto dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che è anche assessore alla sanità, di istituire attraverso un bando una sorta di elenco di infermieri a tempo determinato in attesa di un nuovo concorso da bandire nel 2019, tutto per poter far entrare in ruolo ovviamente tutti gli infermieri che ovviamente attendono da tempo la stabilizzazione e chi ovviamente è in regola non soltanto con il superamento del concorso, ma ha ovviamente le caratteristiche per poter accedere alle aziende pubbliche ed essere assunto dalle aziende pubbliche. Proprio l'ultimo annuncio fatto dal Presidente Emiliano qualche settimana fa sulla decisione presa con la ASL Bari, con la direzione generale dell'ASL Bari, con le forze sindacali, cioè quella di prevedere per il 2019 un nuovo concorso per gli infermieri, ha aperto un altro fronte, quello di chi già ha un lavoro ma lo deve svolgere fuori dalla Regione Puglia e quindi si è appellato ad un altro strumento, quello della mobilità, chiedendo che si possa accedere prima e si possa applicare prima la mobilità e poi eventualmente avviare un nuovo concorso per poter completare gli organici all'interno delle aziende sanitarie. Materia e questione, come vedete, complessa che proveremo a dipanare, come detto, in diversi momenti di questo appuntamento speciale di Fuori dal Coro. Lo faremo con una parte, tra virgolette, istituzionale, con gli ospiti che tra un po' vi vado a presentare, e poi lo faremo anche con una parte sindacale, con altri ospiti che ci raggiungeranno negli studi e ovviamente qui in questo appuntamento di Fuori dal Coro. Allora, comincio col presentarvi gli ospiti di questa prima parte. Comincio da Saverio Andreula, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Bari, che ringrazio per essere qui con noi. Grazie per Ringrazio l'ospitalità. l'avvocato Roberto Toscano, che è jus laborista e che sarà un po' la nostra guida per cercare di dipanare alcuni quesiti che riguardano appunto le procedure concorsuali o quelle di mobilità. E ringrazio e saluto Giuseppe Papagni, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia Abatta. Perché i due presidenti degli ordini di Bari e dell'Abatta? Perché sono un po' le province pilota, possiamo definirle così, sulla vicenda degli infermieri precari, della stabilizzazione, delle graduatorie concorsuali, della stessa mobilità. Poi invece dell'avvocato Toscano, vi ho detto, sarà un po' la nostra guida in tal senso. Questo appuntamento che in questo momento vedete in onda sulla nostra emittente, va anche invece nel momento in cui lo realizziamo in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook Teleregione Color Official e di conseguenza sarà anche quella occasione e luogo dove poter raccogliere i suggerimenti di chi ci seguisse attraverso appunto i social e sul web. Però entro subito nella
nel tema di questa trasmissione. Noi abbiamo scelto come titolo, lo scegliamo sempre per Fuori dal Coro, un titolo rappresentativo, e cioè concorsone o mobilità, il dilemma degli infermieri, che è un dilemma che si porteranno nel 2019. Però proviamo a fare un passo indietro, proviamo a ricostruire, lo chiedo al Presidente Saverio Andreu, a ricostruire le tappe di una vicenda che è lunga, probabilmente tutto il 2018, tutto l'anno 2018 che sta per completarsi, tappe anche abbastanza contorte, abbastanza dibattute. In alcuni momenti si è arrivati anche ad uno scontro di quello che in più occasioni è stato definito una sorta di penultimi contro ultimi nella professione infermieristica, ma stavamo parlando comunque di posti di lavoro, di assunzione, di tempo indeterminato. Allora proviamo a riepilogare che cosa è accaduto sino all'ultimo annuncio del Presidente Emiliano. Beh, cercherò di essere abbastanza sintetico pur nella complessità e considerando che i tempi a cui facciamo riferimento sono abbastanza ampi. Come è noto, la nostra è una regione in amministrazione controllata, cioè nel senso che noi siamo stati gioco forza costretti, per aver sforato il tetto di spesa nell'ambito sanitario, a sottoscrivere con i cosiddetti ministeri affiancanti, il MEF e il Ministero della Salute, degli accordi per quanto riguarda la ristrutturazione del debito. La ristrutturazione del debito che la Regione Puglia ha contratto in tema di sanità è stata avviata con la sottoscrizione di un accordo stipulato con il governatore dell'epoca Vendola, e prevedeva nel corso degli anni una serie di adempimenti. Primo fra tutti quello del blocco del turnover, ovvero persone in pensione non, come dire, sostituite. Questo per indurre la Regione Puglia a riordinare, riassettare, ammodernare il sistema sanitario pugliese. In questo arco temporale abbiamo perso qualcosa come 1.100 infermieri e nel corso degli anni siamo stati assoggettati a tantissimi sacrifici, nel senso che si aveva in quell'occasione l'opportunità di lavorare con un volume prestazionale notevole rispetto alle unità occorrenti. È accaduto che nel corso degli anni, grazie ad una serie di piani di intervento effettuati, alla chiusura di 10 ospedali, alcune attività realizzate sul territorio assistenza e quindi di filtro per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, che è la più costosa, noi siamo per certi versi rientrati nell'ambito della spesa sanitaria, e di qui è nata la necessità di dover sottoscrivere con i ministeri affiancanti un accordo che appunto dava la possibilità alla Puglia di poter finalmente sbloccare le assunzioni. A questo riguardo è stato composto a livello ministeriale un tavolo tecnico per definire quali potevano essere i parametri organizzativi all'interno dei quali stabilire i fabbisogni di personale. Poi ci sono state una serie di norme di natura finanziaria di cui probabilmente l'avvocato avrà maggiore, diciamo, possibilità di descriverne il loro iter legislativo, che ha liberato le risorse necessarie finalmente per assumere personale. In questo arco temporale le aziende, per far fronte alle necessità, hanno, come dire, reclutato personale infermieristico attraverso delle formule, diciamo, non proprio legittime, ad esempio quella di fare graduatorie con chiamate di disponibilità, cioè infermieri che acquisivano il titolo di infermieri e si licenziavano dai corsi di laurea, che mandavano PEC alle aziende dicendo: guarda, noi siamo disponibili a prendere servizio. Quindi le aziende in questo arco temporale, pur di soddisfare le esigenze dell'azienda, a far funzionare, a mettere in disponibilità il sistema, hanno fatto delle chiamate senza aver mai fatto un avviso pubblico o comunque senza aver dato evidenza pubblica ad una graduatoria di reclutamento. E su questa poca legittimità, ecco, definiamola così, non è mai intervenuto nessuno? Se noi diamo lettura ai provvedimenti deliberativi di assunzione del personale, c'è la solita formula, cioè per garantire i LEA.
Ovviamente garantire i LEA, LEA sono i livelli essenziali di assistenza, lo dico a garantire beneficio. Garantire i LEA, diciamo, di per sé ha significato se accanto a questa descrizione di carattere generico c'è una motivazione di fondo. Se io non riesco a garantire la copertura dei turni di servizio, è evidente che c'è la necessità, l'impellenza di doverlo garantire, ok? Per cui tutti i provvedimenti adottati a questo riguardo hanno fatto riferimento all'impellente necessità per l'azienda di dover comunque garantire il numero di personale sufficiente all'interno delle strutture sanitarie ospedaliere in via prevalente in particolare. Poi si sono avviate contestualmente una serie di altre attività e iniziative finalizzate ad esempio ad aprire con cooperative di servizio diciamo rapporti di lavoro, proprio per non incidere nel costo del personale. Quindi si è creato veramente un cortocircuito, se si vuole, laddove è stato assunto un bel numero di personale che di periodo in periodo è stato, come dire, rinnovato in attesa che la Puglia ottenesse il via libera definitivo per le assunzioni e quindi per i concorsi. Mi dà un supporto a questo punto giuslavoristico, avvocato, su queste procedure, visto che a un certo punto il presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche dice non proprio legittime si sono create queste graduatorie. Iniziamo col dire che per fortuna oggi possiamo parlare di assunzioni. Noi veniamo fuori da parecchi anni di blocco di assunzioni e quindi poter parlare oggi di assunzioni è un dato comunque importante e positivo, così come sarà positivo parlare di assunzioni l'anno prossimo. E tal riguardo va subito fugato un dubbio che qualche giorno fa era stato sollevato, mi erano arrivate insomma telefonate, richieste abbastanza preoccupate su un inciso contenuto nella finanziaria in discussione proprio in questi giorni, laddove qualcuno aveva paventato nel leggere un passaggio un pericolo di blocco delle assunzioni fino a novembre del 2019. Diciamo subito e chiariamo che questo blocco delle assunzioni non riguarda le aziende sanitarie e quindi non riguarda certamente gli infermieri, riguarda altri enti, tra cui gli enti pubblici non economici. Questo è un primo dato da considerare. Il dato delle assunzioni possibili determina di per sé un problema di, come dire, di possibile contrasto o concorrenza, diciamo così, tra soggetti che aspirano all'assunzione, perché diverse sono le forme di reclutamento possibile, come veniva detto poco fa dal presidente Andreola. Si va dall'assunzione a tempo determinato, che è quella più scontata, che viene utilizzato per far fronte alle emergenze, alle assunzioni a mezzo stabilizzazioni, che sono una forma speciale di reclutamento che oggi sono possibili in forza della Madia, della legge Madia e anche di un precedente decreto legislativo, fino alle assunzioni a tempo indeterminato, a mezzo concorso, a mezzo attingimento da altra graduatoria, a mezzo scorrimento di graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato. Quindi, come vede, ci sono diverse forme di reclutamento che l'ordinamento consente. Ovviamente ciascuna di queste forme di reclutamento normalmente è legata a interessi, interessi pubblici, interessi collettivi che si ritengono più o meno meritevoli di tutela. E quindi si possono creare delle frizioni. Che cosa viene prima? Viene prima la mobilità, viene prima la graduatoria, viene prima lo scorrimento, viene prima la stabilizzazione. Sono questi i problemi che si possono porre. Ora, io ho letto recentemente una deliberazione che ha fatto molto discutere della ASL Bari, credo del 23 novembre scorso, su un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato. Probabilmente è quella che citavamo in apertura. È quella che citavamo in apertura. E quindi chiaramente la domanda spontanea e l'allarme che rispetto a questa delibera si è posta è tipo: ma come, non si parlava di assunzioni a tempo indeterminato, oppure quelli interessati a procedure di mobilità, ma come, e noi che cosa accade, oppure iniziamo un nuovo precariato e quelli della stabilizzazione? Quindi questi sono i quesiti che si possono porre. No, io la interrompo, avvocato, perché ci arriveremo a capire
Se hanno ragione, per esempio, gli infermieri che hanno costituito un gruppo su Facebook chiedendo la mobilità piuttosto che un concorso, un nuovo concorso nel 2019, ci arriveremo. A proposito, ho già poi una serie di considerazioni che arrivano anche dagli amici che ci seguono attraverso la pagina Facebook, che girerò agli ospiti in studio. Dico, ci arriveremo, però torno un attimo sul dato politico e qui chiedo conforto ai due presidenti sul dato politico. Cioè, il dato politico è che quando è stata annunciata quella creazione di graduatoria con la possibilità appunto di bandire un nuovo concorso nel 2019, il presidente Emiliano l'ha definita come la soluzione migliore per poter, adesso uso un po' a grana grossa, accontentare tutti, perché lì c'era da chiudere la questione dei precari che non riuscivano ad essere stabilizzati grazie alla Madia entro il 31 dicembre, ed è un fronte ancora aperto, e quindi ha trovato questa via d'uscita, poi aprendo ovviamente un altro fronte. Era l'unica soluzione possibile? Lo chiedo prima a Giuseppe Papagni e poi a Saverio Andreula. Tanto buonasera a tutti. Sì, in effetti siamo all'uscita del governatore Emiliano con il nuovo concorsone promesso così in pompa magna, tra virgolette, agli infermieri che in quel momento venivano, come dire, precari, che a tempo determinato, che vedevano il loro contratto terminare il 31 ottobre presso la ASL Bari, venivano appunto accolti dal presidente Emiliano con questa promessa di un prossimo concorsone da fare nel 2019, da organizzare nel 2019, che avrebbe dato loro la possibilità di entrare in pianta stabile nelle ASL pugliesi, ovviamente ricalcando il concorso che è stato, diciamo, che sta per chiudersi, perché sono rimasti su 1300 posti, 1400 adesso non ricordo bene, sono rimasti, diciamo, pochi posti ancora a disposizione in graduatoria. Questa promessa, diciamo, fatta dal governatore Emiliano, ovviamente ha suscitato un po' di clamore soprattutto tra gli infermieri, che in questi anni in cui, appunto, si citava prima con il blocco del turnover, moltissimi infermieri sono stati costretti ovviamente a lavorare fuori regione, per cui buona parte di infermieri pugliesi oggi si trovano a dover lavorare fuori regione e attendono con ansia, appunto, di poter ritornare nella propria regione e poter, come dire, ricongiungersi con la propria famiglia, cose legittime ovviamente che molti infermieri, appunto, si aspettano. Quindi siamo qui appunto per cercare di fugare questi dubbi. Ovviamente c'è la spinta degli infermieri che lavorano al nord o in altre regioni che vorrebbero ovviamente ritornare in Puglia, c'è la spinta anche degli infermieri precari. Ricordiamo che solo nella ASL Bari sono stati, come dire, messi fuori dalle ASL, dall'ASL di Bari, circa 250 infermieri. Questa cosa sta anche avvenendo nella SBAT, infatti sta per scadere il contratto a circa 80 infermieri fra qualche giorno, e quindi siamo in una condizione, appunto, in cui tutti, diciamo, si chiedono quale sarà il proprio futuro. Sì, Andreula, no, poi sì, girerò, no, subito una domanda. C'è un aspetto sul quale andrebbero fatti degli approfondimenti, ovvero che il numero complessivo di infermieri che possono essere assunti, ovviamente, è vincolato da una serie di altri fattori, quello di natura economica, quello del fabbisogno che è stato sottoscritto in sede, appunto, di ministeri affiancanti tra la Regione Puglia e i ministeri affiancanti, per cui ci sono dei vincoli che sono da rispettare e sui quali bisogna fare delle riflessioni. Allo Stato, entro quest'anno, i fondi necessari per le assunzioni sono stati abbondantemente utilizzati, ragion per cui l'elemento di fondo relativamente alla disponibilità economica
è già stato ampiamente superato. Ma poi c'è un altro problema di fondo, che è quello relativo alla dotazione di personali all'interno della nuova organizzazione, diciamo, del sistema sanitario pugliese. Anche su questo, sulle dotazioni organiche, va aperta una parentesi. Ovviamente è interesse degli ordini di rappresentanza degli infermieri cercare per quanto possibile di ottimizzare le necessità organizzative del sistema sanitario pugliese, cercando di dare, a prescindere dalle formule che sono utilizzate per il reclutamento, di dare ai cittadini ospitati nelle strutture sanitarie una assistenza infermieristica di qualità. E rispetto a questo, i numeri che riguardano la Regione Puglia deducono un rapporto tra cittadini e infermieri al di sotto della media nazionale. Tant'è vero, prendo un dato che riguarda la Ragioneria Centrale dello Stato: la Regione Puglia, per quanto riguarda gli infermieri per 1000 abitanti, rileva una percentuale dell'8,71% a fronte di una media nazionale del 10,40%, il che significa che siamo in questo momento in Regione Puglia in una situazione di sottorganico rispetto alla reale, diciamo, necessità di occupazione infermieristica. Allora, giro a proposito, avvocato, tra un po' ci torno su mobilità e concorso, però tra gli utenti che stanno seguendo questo appuntamento su Facebook ci scrive Raffaele Campese: quale sarebbe il comportamento degli OPI locali, degli ordini professionali, rispetto al movimento per la mobilità extraregionale, infermieri che hanno diritto a tornare, considerando che le ASL come la BAT hanno utilizzato la graduatoria senza però bandire in precedenza la mobilità, così come citato dalle leggi riportate anche nelle nostre lettere, e OPI e sindacati sono rimasti in silenzio davanti, Raffaele Campese lo definisce illecito. Allora, ditemi innanzitutto come si comporteranno gli ordini professionali nei confronti degli infermieri che chiedono la mobilità extraregionale, e poi torno dall'avvocato per sapere se appunto è un illecito quello compiuto e commesso dalla ASL, così come cita l'utente Papà. Sì, allora innanzitutto va detto che l'ASL BAT nel 2008 ha bandito una mobilità regionale, extraregionale, e che quindi ha dato corso alla mobilità, e successivamente poi con il blocco delle assunzioni il concorso l'abbiamo avuto dopo quasi 10 anni, per cui questa disposizione, questo illecito tra parentesi, l'ASBAT non l'ha commesso, proprio perché nel 2008 è stato bandito un avviso di mobilità, un concorso, scusate, di mobilità regionale extraregionale, e io sono di quelli che ha usufruito un caso concreto per cui lo conosco benissimo. Un caso concreto. Come si pone l'ordine, certo, di Bari nei confronti dei colleghi che puntano sulla mobilità extra. Direttore, io approfitto dell'occasione per chiarire alcuni aspetti fondamentali che attengono alla rappresentanza professionale degli ordini, perché evidentemente noi possiamo sostenere, possiamo aiutare a comprendere tutto quello che ha a che fare col mondo sanitario, ma ovviamente, siccome siamo enti di diritto pubblico, abbiamo il nostro ordinamento due missioni fondamentali, cioè quello di tutelare la qualità delle prestazioni infermieristiche fornite ai cittadini ed ancora di tutelare il corretto esercizio professionale, e quindi chi esercita la professione sanitaria di infermiere a prescindere dal contesto di riferimento. È evidente che nell'ambito di questioni di carattere giuridico o comunque di rappresentanza di altra natura, noi possiamo intervenire e sostenere certe ragioni nel momento in cui riceviamo sistematicamente richiesta di chiarimenti o comunque di intervento, qualora si evinca una situazione per la quale noi entriamo in rappresentanza per questi due eventi in particolare. Non a caso recentemente io, così come altri credo presidenti di ordine, perché li ho visti in intestazione, sono stato investito
di una richiesta di chiarimento in ordine alle questioni che attengono la mobilità o il concorso, ovviamente attraverso i nostri uffici legali, in primis essendo argomento di natura diciamo contrattuale o investito della responsabilità di rispondere al quesito allo studio toscano, e quindi noi forniamo chiarimenti da qualsiasi punto di vista. Evidentemente, quando invece si tratta di entrare in gioco in prima persona e tutelare un interesse legittimo della singola persona, noi non abbiamo la rappresentanza legale per poterlo fare. Ma siete a favore o contro? A favore o contro cosa? Chi sta attivando questo movimento? Lo ribadisco, noi siamo, in quanto ente di diritto pubblico, per l'applicazione della legge, per cui è chiaro che io, nel momento in cui devo sostenere una causa, mi rivolgo perché ho rapporti convenzionali con gli avvocati, i quali mi suggeriscono l'azione giuridica. Avvocato Toscano, le do 3 minuti prima della pausa e a questo punto le giro anche la domanda che ci scrivono sulla pagina Facebook. È realmente fattibile il concorso nel 2019? Però preceduto dalla mobilità. Allora, iniziamo innanzitutto col chiarire questa questione fondamentale su cui stiamo girando. Che cosa viene prima e quando viene prima? Infatti, cosa viene prima, la mobilità o il concorso? Questa è la domanda. Che cosa viene prima, la mobilità o il concorso? Innanzitutto dico, bisogna capire che tipo di concorso parliamo. Se parliamo del normale concorso a tempo per assunzione a tempo indeterminato, la legge prevede che ci debba essere prima l'espletamento della mobilità. Addirittura prima ancora della mobilità obbligatoria, quella per la ricollocazione del personale eccedentario di altre amministrazioni, e poi la mobilità volontaria. Questo è un dato di fatto indiscutibile. La mobilità, che risponde a determinati interessi collettivi e pubblici di ripianamento anche del pubblico, della platea, dei lavoratori rispetto anche agli interessi familiari, ai luoghi di residenza, come veniva detto poco fa, la mobilità viene normalmente prima delle altre forme di reclutamento, tranne alcune eccezioni. Viene prima anche dello scorrimento della graduatoria, viene prima anche dell'attingimento da graduatoria di altre amministrazioni. Ci sono alcuni casi specifici in cui si può evitare di fare la mobilità. Siccome siamo in televisione, dobbiamo fermarci per la pubblicità, che per noi è fondamentale. Questione veramente di pochi istanti, lo dico anche agli utenti che ci stanno seguendo in diretta streaming mentre realizziamo questo appuntamento, e riprendiamo da questa considerazione: viene prima la mobilità o il concorsone? Linea alla regia, pochi istanti e torniamo con questo appuntamento speciale di Fuori dal Coro. Seconda parte di questo appuntamento speciale di Fuori dal Coro, appuntamento che stiamo realizzando in diverse parti, in questa prima parte con i presidenti degli ordini professionali delle professioni infermieristiche di Baia dell'Abate e con l'avvocato Roberto Toscano, e che continueremo ad approfondire anche con la parte sindacale. Stiamo parlando, e ci siamo lasciati prima della pausa, di cosa sia non meglio, ma cosa la legge dice tra mobilità e concorsone, che poi è il nodo attorno al quale si è animato il dibattito, perché appunto il concorsone è quello per il 2019 annunciato dal Presidente Emiliano. L'Avvocato Toscano, io l'ho interrotto perché c'era la pausa pubblicitaria, ma do la possibilità di riprendere il ragionamento. Noi stavamo dicendo che la mobilità spesso va prima di tante altre forme. La regola è che la mobilità venga prima delle varie forme di reclutamento del personale. Tant'è che i casi in cui si può omettere di espletare prima la mobilità sono casi specifici ed eccezionali.
per esempio le procedure di stabilizzazione. Le procedure di stabilizzazione possono espletarsi senza aver prima espletato la mobilità, ma questo dipende dal fatto che stiamo parlando di una forma di reclutamento, parlo delle stabilizzazioni, che sono eccezionali rispetto alla norma, o dovrebbero essere eccezionali rispetto alla norma. Altra ipotesi è quella delle assunzioni a tempo determinato, e anche qui si spiega il perché si può evitare di espletare prima la mobilità, perché l'assunzione a tempo determinato dovrebbe rispondere a esigenze di particolare urgenza, esigenze sostitutive, comunque temporanee, che non tollererebbero l'espletamento di una preventiva mobilità. Al di fuori di questi casi resta la regola che, lasciamo perdere giudizi di valore, è una regola stabilita per legge sulla base di una ponderazione, di una comparazione di interessi collettivi, di interessi pubblici, di interessi individuali: la mobilità viene prima del concorso, viene prima dello scorrimento della graduatoria, viene prima dell'utilizzo di una graduatoria di un'altra amministrazione, che è un'altra forma di assunzione prevista. Sentivo prima dire delle ragioni di chi sta fuori. Le ragioni di chi sta fuori sono le ragioni considerate dal legislatore nel momento in cui ha previsto questa regola del preventivo espletamento della mobilità. Posso capire le ragioni di chi ha dovuto accettare di doversi spostare assai lontano dalla propria residenza, dalla propria famiglia, per reperire una occupazione a tempo indeterminato. Faccio presente una piccola digressione, ma non è anzi assolutamente pertinente rispetto alle questioni di cui stiamo parlando, che coloro che in questi anni di intenso ricorso al precariato, all'uso dei contratti a tempo determinato, quei contratti a tempo determinato che adesso vanno confluendo verso la stabilizzazione, chi nel frattempo ha deciso per esempio di abbandonare la strada del precariato, accettando il sacrificio di dover lavorare a tempo indeterminato fuori regione, correggetemi presidenti se non è così, perché ho ricevuto diverse segnalazioni in tal senso, non possono partecipare alle procedure di stabilizzazione pur avendo astrattamente i requisiti del tempo determinato, perché nel frattempo hanno un contratto a tempo indeterminato in un'altra regione. Ora quindi la preoccupazione probabilmente di questi signori è che non soltanto non hanno avuto la possibilità, diciamo che non hanno avuto la pazienza di aspettare e di soggiornare in contratti a tempo determinato per partecipare alla stabilizzazione delle altre parti, accettando un contratto a tempo indeterminato altrove, ma adesso hanno timore probabilmente che possa ancora una volta continuarsi a dare sfogo alle assunzioni a tempo indeterminato, questa volta senza considerare quelli che sono stati i loro sacrifici, le loro scelte di vita. Un utente, Vincenzo Martinelli, ci scrive: mobilità significa risparmio per le finanze pubbliche, significa avere a disposizione professionisti che lavorano in realtà sanitarie, e lo dico con dispiacere, migliori di quelle del Sud Italia. In poche parole significa ottimizzazione. Le ASL che non vanno in questa direzione vanno contro le leggi dello Stato e i pareri dell'ARAN. Quanto è realistico questo, anzi quanto è vero quello che scrive questo utente? Guardi, entriamo in giudizi di valore che non attengono probabilmente alle ragioni per cui io sono qui stasera. Dico soltanto che per quanto riguarda le ragioni di finanza pubblica, noi bisogna vedere il punto di vista, cioè se noi le consideriamo dal lato della singola azienda che sta reclutando personale o dal lato della pubblica amministrazione in senso lato. Se noi la guardiamo dal lato della singola azienda che sta reclutando personale, è chiaro che fare un avviso di mobilità è più vantaggioso che non dover fare un nuovo concorso, che ha dei costi, dei tempi, delle procedure, laddove l'avviso di mobilità consente in maniera più snella, più flessibile, di poter reclutare personale già formato. Se lo guardiamo dal punto di vista della pubblica amministrazione in generale, beh, probabilmente il discorso va ridimensionato, perché è evidente che il soggetto che in mobilità viene a lavorare da Torino a Bari lascia un posto libero che a Torino dovrà essere in qualche modo rimpiazzato o con una nuova mobilità oppure attraverso un nuovo
concorso, quindi il discorso va visto da diversi punti di vista. Sulla mobilità ci torno, perché ovviamente sono tante le curiosità, però ci scriveva un altro utente, recupero immediatamente la considerazione che ci metteva sulla pagina web, era la provo a sintetizzare sperando di non sbagliare la sostanza, gli ordini devono difendere la professione infermieristica perché c'è l'avanzata degli operatori sociosanitari, la metto così. Soprattutto nella ASL BAT ci scriveva l'utente, però questo è argomento sul quale anche il presidente Andreu può intervenire, però certo. Porto da Papagni, sì. Chiede l'intervento dell'ordine a tutela della professione in questo senso. Certo, allora noi abbiamo dei dati che sicuramente fanno riflettere e partiamo da quelli che sono i numeri che l'OMS appunto in un suo rapporto registrerebbe, e parliamo di infermieri che mancherebbero nella sola regione Puglia. Ovviamente il dato è anche poi differito regione per regione, quindi solo in Puglia l'OMS dice che mancano 3.931 infermieri, poi parla anche del rapporto infermieri abitanti, quindi mentre in Italia la percentuale dei medici è di 3,8 ogni 1000 abitanti, che è un valore elevato rispetto alla media europea che è invece di 3,6, il numero di infermieri rimane basso. Questo è anche un dato che fa riflettere, cioè parliamo di 6,1 infermieri ogni 1000 abitanti, mentre la media europea è di 8,4. Però veniamo in Puglia. Allora, questi dati, io voglio essere preciso, quindi li leggo e quindi non sbagliamo su questo. I medici presenti nel servizio sanitario regionale sono esattamente 6.380 contro i 15.209 infermieri. Ovviamente questa è una fotografia che risale a qualche mese fa. Questo dato sviluppa un rapporto infermieri-medici uguale a 2,4, che è al di sotto di 3. Questo significa che ovviamente con questo parametro non garantiamo sicurezza ai cittadini pugliesi, perché secondo l'OMS il rapporto ideale è 3, quindi rapporto medici-infermieri. Però andiamo a vedere invece il numero di infermieri, perché poi così possiamo passare al numero degli OS, alla domanda che mi faceva. Secondo gli standard di sicurezza internazionali, ogni infermiere dovrebbe assistere al massimo 6 pazienti per ridurre del 20% la mortalità. In Puglia il rapporto infermieri impiegati nel servizio sanitario regionale pazienti è di 12, quindi questi sono dati che fanno riflettere. Ovviamente se noi lo rapportiamo ad altre regioni magari più virtuose, ovviamente riusciamo a capire le preoccupazioni dell'utente che scriveva prima, perché gli altri servizi sanitari regionali probabilmente puntano di più sugli infermieri. Tornando invece agli OS, c'è uno studio fresco pubblicato sul British Medical Journal, che è stato pubblicato da qualche giorno, che appunto fa uno studio e rileva appunto che il rischio di morte intraospedaliere nel Regno Unito, questo studio è stato fatto su 138.000 pazienti circa ed è stato condotto tra il 2012 e il 2015, e ha confermato il rischio di morte intraospedaliere nel Regno Unito aumenta del 3% per ogni giorno di degenza in cui il numero di personale infermieristico e sociosanitario è al di sotto della media. Però il dato che fa riflettere è il successivo. Allo stesso tempo mostra come la riduzione del numero di infermieri compensato dall'aumento del numero degli operatori sociosanitari non riduce la mortalità, ma al contrario ne aumenta il rischio. Quindi questi dati, che sono, come dire, scientificamente rilevati e provati, devono far riflettere appunto i nostri sia politici che manager della sanità. Quindi questi risultati evidenziano le possibili conseguenze della riduzione del personale infermieristico e non sostengono le politiche che invece incoraggiano l'uso di personale di supporto per compensare la carenza di infermieri. Presidente Andreula? Sì, io parto da un dato di fatto. Evidentemente in Italia, diversamente da quello che accade come parametro di riferimento rispetto alle dotazioni di specifiche competenze professionali, noi parliamo di figure di supporto. Figure di supporto nel nostro sistema sono ovviamente una risorsa se sono inserite in un
contesto organizzato. Ora, cosa sta accadendo? Che ogni regione, in forza dell'autodeterminazione sul modello organizzativo di riferimento, si è dotata nel tempo di un numero di personale, medico, infermieristiche e operatore di supporto, gli OS sostanzialmente. Il dato che emerge dalla lettura dei numeri fonte Ragioneria dello Stato è che la Puglia è al penultimo posto in Italia nel rapporto infermieri in attività, operatori sociosanitari in attività. Il fenomeno è abbastanza complesso, ciò sta a significare che una media nazionale di 4,66 infermieri per ogni singolo OS, cioè ad ogni OS corrispondono 4,66, in Puglia ogni 10,7 infermieri corrisponde un OS. Questo dato è stato tra l'altro posto all'interno del famoso accordo di cui continuo a ripetere, conferenza Stato-Regioni, laddove la Regione Puglia, nell'ambito della modifica dell'attuazione organica del personale, ha deciso di investire, tant'è vero che ha fatto, come lei ben sa, il concorsone per 3.000 posti di OS che sta gestendo i riuniti di Foggia. Questo perché? Perché va sostanzialmente a compensare e a riportare in maniera concreta il rapporto. Cosa è passata come notizia? Che in Puglia servono gli OS, ma non servono infermieri. Ma attenzione, non è che non servono infermieri, è che le disponibilità economiche e finanziarie autorizzate sul tavolo del MEF sono sostanzialmente orientate a mettere in equilibrio la professione. Come lei sa, in Puglia casi di demansionamento ne stanno succedendo e tanti, e quindi il tentativo che la Regione sta ponendo in essere è quella di rimettere per certi versi in ordine i rapporti tra le professioni rispetto al contesto sanitario di riferimento. Ovviamente ciò non significa che in Puglia non servono infermieri, come giustamente documentava il collega Papagni, servono infermieri e tanti. Quello che è invece necessario è riportare nel rapporto infermieri-OS un rapporto soddisfacente che si può per certi versi allineare alla media italiana. Avvocato, noi abbiamo di fatto ancora una decina di minuti prima di chiudere questa seconda parte e salutarvi, perché poi l'ultima parte dedichiamo al punto di vista sindacale su questa vicenda, e inevitabilmente approfittano della sua presenza in studio anche gli utenti che ci seguono in diretta streaming per chiedere, un paio esprimono la stessa domanda da punti di osservazione diversi, ma insomma il contenuto è: quali sono le misure da adottare qualora dovesse essere indetto un nuovo concorso senza prima l'espletamento della mobilità, cioè si deve fare ricorso, ci si deve preparare ad un ricorso nel caso? Guardi, tutto sta a considerare anche quello che è il testo del bando di concorso, perché un bando di concorso potrebbe anche prevedere al suo interno che prima di poter effettivamente attingere dalla graduatoria di chi risulterà vincitore bisogna espletare la mobilità, perché sento parlare di concorsone regionale, quindi non possiamo escludere che si stia pensando anche a uno strumento di formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, sto ipotizzando, da mettere a disposizione delle varie ASL del territorio. Che sto dando anche un suggerimento. Da mettere a disposizione delle varie ASL del territorio regionale. E poi ovviamente attribuire a ciascuna ASL il compito, in linea con quello che è previsto dalla legge, di espletare prima la mobilità, prima di attingere dalla graduatoria del concorsone. Diciamo che normalmente, e in tal senso saranno improntate, sono sicuramente improntate queste domande che stanno arrivando, normalmente si fa, anche per una ragione qui certamente sì di contenimento delle spese, si procede a fare un concorso dopo aver espletato la mobilità, questa è la norma. Però qui parliamo di una situazione un pochettino diversa, parliamo di una ipotesi di concorso sull'intero territorio regionale, quindi finalizzato probabilmente a creare lo strumento da poi consegnare in dote alle diverse ASL
per l'attingimento dalla graduatoria, ovviamente però, rispettando la legge, dopo aver espletato la mobilità. Da un punto di vista della economicità probabilmente ci sarebbe da dire, però dal punto di vista della legalità, quello che conta, ed è questo il dato che voglio rimarcare, è che la mobilità debba effettivamente essere espletata prima dell'assunzione a mezzo concorso, quindi non necessariamente prima dell'espletamento del concorso, ma prima dell'assunzione a tempo indeterminato a mezzo concorso. Quindi quando, per venire, mi scusi, sì, alla sua domanda, perché altrimenti la lasceremmo questa risposta monca, quando sorge l'interesse? È evidente che se un bando di concorso è preordinato in maniera da prevedere direttamente l'assunzione dalla graduatoria senza far menzione alcuna della mobilità, l'interesse a ricorrere in quel caso dinanzi al Tribunale amministrativo sorge direttamente nel momento in cui c'è il bando, e sorge in capo a chi potenzialmente potrebbe invece accedere a quei posti messi a concorso a mezzo della mobilità. Ma se di contro il bando dovesse prevedere che poi ciascuna ASL intanto può attingere da quella graduatoria soltanto in quanto ci sia stato il preventivo espletamento della mobilità, allora il discorso viene differito al momento in cui la singola ASL avvia il procedimento di assunzione a mezzo utilizzo di quella graduatoria. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Due domande rapidissime con altrettante risposte ove possibile brevi. La mobilità la può richiedere chiunque, anche chi lavora in altre ASL da meno di un anno, ci chiede un utente. Poi ci chiedono di chiederle se chi è stato messo fuori con 36 mesi lavorati è giusto, cioè con i requisiti della Madia dopo il 2017, è stato messo fuori avendo i requisiti della Madia dopo il 2017. Però partiamo dal chi, se si può chiedere la mobilità, appunto. No, la mobilità la può chiedere chi in realtà ha rispettato il periodo di permanenza minima dopo l'assunzione nel luogo dove è stato assunto. Questo è fuori discussione, dipende dalle disposizioni di legge in materia. Quanto alla seconda domanda, se l'ho ben intesa, si riferisce a chi abbia maturato i presupposti, sì, della stabilizzazione e sia stato mandato a casa? Beh, qui voglio dire, è curiosa come ipotesi, perché la normativa proprio in materia di stabilizzazione prevede la possibilità di prorogare i contratti a tempo determinato di quelle figure professionali che siano state in realtà che siano state ammesse al procedimento di stabilizzazione fino all'esaurimento delle procedure di stabilizzazione. Quindi certamente l'interrompere una collaborazione a tempo determinato, a procedura di stabilizzazione in corso, di chi abbia le condizioni e i requisiti per poter partecipare alla stabilizzazione, lo trovo francamente un po' singolare, ecco, e oltretutto anche antieconomico. Avvocato, ci facciamo stare in un minuto anche, io le leggo così come scrive l'utente. L'avvocato dice: prima la stabilizzazione, essendo atto straordinario e non, sì, ordinario, quindi prevalenza alla stabilizzazione nei confronti della mobilità. Come spiega la sentenza del TAR di Lecce? Ci fa riferimento appunto a una sentenza che noi, sì, qui non abbiamo come dire, citato, ma che lei evidentemente sì, conosce. Allora proviamo a rispondere anche a questo Giuseppe Scotellaro che ci scrive dal Salento. Sì, allora io le dico che il principio della prevalenza della stabilizzazione rispetto alle procedure di mobilità è stato anche asserito dalla Corte di Cassazione ed è un principio che trova la sua ragion d'essere nel fatto che le procedure di stabilizzazione sono procedure speciali, straordinarie, che prevalgono su quello che avviene di norma e appunto mobilità prima del reclutamento a mezzo concorso. La procedura di stabilizzazione risponde a degli interessi specifici, che sono l'interesse all'abbattimento del precariato, del fenomeno del precariato, e dunque voglio dire non ha molto senso che prima di dare, se viene emanata una legge per la stabilizzazione, quindi su questo reclutamento straordinario finalizzato ad abbattere il precariato, si debba invece posticipare, subordinare
l'espletamento della stabilizzazione, quindi reclutamento a mezza stabilizzazione, all'espletamento di un'altra forma di reclutamento, appunto la mobilità, che riguarda invece le procedure ordinarie di immissione in servizio dei dipendenti pubblici. Poi è evidente che ci possono essere anche, le conosco anch'io, alcune sentenze che sono, voglio dire, contrarie a questo principio generale, però devo ovviamente in questa sede riferire quello che viene ritenuto viene ritenuto normalmente come principio più autorevole, più accreditato, e quello in cui, se mi permette, anch'io maggiormente credo. Allora, abbiamo 3 minuti prima di andare in chiusura di quest'altra parte di Fuori dal Coro e di salutare gli ospiti, e allora chiedo rapidamente sia a Giuseppe Papagni che al Presidente Andreula, al Presidente Papagni e al Presidente Andreula, più che una considerazione, prendo spunto da un ulteriore, dalle domande che arrivano dagli utenti. Uno, se avete idea di quale possa essere la tempistica eventualmente del concorsone del 2019. Bene, purtroppo servirebbe una palla di vetro, perché se teniamo conto dell'ultima tempistica, insomma un concorso che è partito 3 anni fa, anzi forse qualche anno prima, si è concluso insomma a distanza di 3 anni, noi speriamo ovviamente che le procedure di reclutamento siano molto più brevi e che soprattutto rispettino la legge, perché insomma vanno... si va incontro anche, per far velocemente, di non rispettare quelle che sono le normative. Rosi Tarantino ci scrive, no Presidente, le chiedo rapidamente, Rosi Tarantino ci chiede, chiudere i reparti è la soluzione alla mancanza di personale e a discapito di chi? Perché qui poi manca il personale. Ma ciò non è possibile, cioè nel senso che è chiaro che è prioritaria la politica di mantenimento del personale in servizio per gli ospedali, ma attenzione, la Puglia ha completato per certi versi il riordino della rete ospedaliera, ora è in ampia fase di dibattito la seconda e terza fase che riguarda il riordino della rete di emergenza urgenza, ma anche quello della rete di assistenza domiciliare, su cui la Puglia rispetto ad esempio ad un parametro di osservazione che la Puglia tiene sempre a riferimento, che è il rapporto OASI, è un elemento bersaglio sul quale noi siamo lontani anni luce, siamo in una condizione, in una posizione molto ma molto critica. È chiaro che dipenderà molto dallo sviluppo che e dall'impulso chiaramente della politica sul sistema regionale pugliese, dovendo appunto potenziare questi altri due grandi contenitori di prestazioni sanitarie. Quello della rete dell'emergenza urgenza, come lei sa, è in dibattito ed è in discussione il riordino complessivo con la proposta di legge modificativa, e soprattutto quello che riguarda l'attuazione del cosiddetto piano delle cronicità, su cui la Regione Puglia da 2 anni che insiste con questo benedetto progetto definito CARE 3.0, siamo agli annunci, lo ha inserito all'interno del piano, lo ha presentato come un progetto pilota da 2 anni, ma concretamente ad oggi non abbiamo nessuna idea di quanto costa, di quale personale impiegherà, come si muoverà e tante altre indicazioni. Mi concedo ancora un minuto perché, Presidente, ci scrivono, ma è giusto che i 220 infermieri dell'ASL Bari sono stati mandati a casa e le altre ASL continuano a prorogare? Ma questo è un concetto che ribadiamo, e nella responsabilità dell'atto di indirizzo che è stato formulato in sede di Regione Puglia, cioè ognuno di noi può chiaramente assumere un ruolo di responsabile rispetto a quello che è accaduto, dire se è giusto o non è giusto, francamente non è nelle mie corde doverlo dire. Quello che posso sicuramente dire è che a seguito della mancata programmazione del fabbisogno di infermieri occorrenti al sistema sanitario pugliese, nel periodo necessario gli infermieri sono stati tra virgolette sfruttati, hanno avuto proroghe costanti e continue di rapporti di lavoro, quando poi si è arrivati a un dunque le cose sono cambiate e si è preferito stabilizzare il personale ed ancora assumerlo attraverso il concorso. È una scelta politica che è indubbiamente nella responsabilità
di chi oggi governa il sistema sanitario. Per quanto ci riguarda, più che sostenere l'esigenza di migliorare la dotazione organica, e soprattutto, mi consenta direttore, c'è un elemento di fondo sul quale si continua a non discutere. Noi potremo assumere quanti infermieri vogliamo, quanti os vogliamo, ma se non definiamo un modello organizzativo di riferimento all'interno del quale si trova il giusto equilibrio e il giusto rapporto delle professioni, difficilmente miglioreremo la qualità delle prestazioni. Quello che alla Puglia occorre e che le altre regioni hanno incominciato a muovere, tante sono molto in avanti rispetto alla Puglia, è che si sono dotati di un'organizzazione che consegue ad una lettura epidemiologica del contesto sanitario, dei bisogni sanitari dei cittadini, e va entro questa logica. Quindi definire un modello di riferimento all'interno del quale ci va a definire la qualità del personale occorrente per soddisfare quello singolo bisogno. Noi siamo anni luce indietro rispetto alle altre regioni d'Italia. Non posso leggere tutti i messaggi, ne leggo uno per chiudere. Contiamo sull'impegno da parte dei presidenti degli ordini professionali infermieristici che vigilino sul corretto iter assunzionale. Prima la mobilità, non sarebbe giusto dover pagare avvocati per il rispetto di un diritto che dovrebbe essere normale e automatico. Questo è una sorta di considerazione finale. Io ringrazio anche tutti coloro che hanno scritto che non riesco a soddisfare perché dobbiamo andare in pausa, ci dobbiamo fermare. Devo ringraziare i due presidenti, Saverio Andreu e Giuseppe Papagni, ordine delle professioni infermieristiche, provincia di Bari e provincia BAT, e ringrazio l'avvocato Roberto Toscano, giuslavorista, con il quale probabilmente dobbiamo aprire delle finestre diverse, avvocato, ragionare con di lavoro in sanità, ma di lavoro a 360 gradi. Ci fermiamo e poi andiamo ovviamente con questo fuori dal coro dedicato alla quelle questioni sanitarie. La linea può andare alla regia.
terza e ultima parte di questo speciale Fuori dal Coro, dedicato ai temi della sanità, alle questioni infermieristiche, non soltanto in questo caso a cosa accadrà o cosa dovrebbe accadere tra mobilità e concorsone, che è stato un po' il dibattito della prima parte della nostra trasmissione, ma qui ritorniamo anche sulla stringente attualità, perché uno degli aspetti che abbiamo anche citato in sede di presentazione di questo appuntamento speciale di Fuori dal Coro è quello legato agli infermieri precari che rischiano di restare tagliati fuori dalle strutture sanitarie, di non veder confermati i loro contratti, vicenda che abbiamo, come anche ribadito in precedenza, trattato in altri appuntamenti di Fuori dal Coro e che è diventata nuovamente appunto attualissima nella giornata in cui vi stiamo trasmettendo questo appuntamento, anche in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook. C'è stata una manifestazione davanti alla sede della prefettura della BAT, ma è uno dei tanti avvenimenti, è uno dei tanti appuntamenti da parte degli infermieri. Allora parleremo anche di questo e probabilmente, anzi, partiremo da questo con gli altri due ospiti che ci hanno raggiunto in questo appuntamento speciale: Emanuele Sgarra, coordinatore regionale di Nursing Up, e Luigi Marzano, coordinatore sanità per la funzione pubblica della CGIL BAT, che ringrazio per essere con noi. Ovviamente potete continuare a girare anche le vostre considerazioni, a porre le vostre domande anche ai nostri ospiti, però parto dalla stringente attualità della manifestazione di protesta davanti alla prefettura BAT per chiedere cosa e che risposte avete ottenuto. Parto da Emanuele Sgarra, poi Luigi Marzano. Buonasera a tutti intanto. Oggi abbiamo sentito necessaria essere presenti davanti alla prefettura, ma non per protestare, per portare alla prefettura, che è il massimo organismo territoriale che si occupa di sicurezza, e quindi ci sembrava naturalmente convocato in una situazione che ha del paradossale. Siamo a 3 giorni dalla scadenza del contratto di un centinaio di infermieri e non si sa ancora che cosa succederà di qui a 3 giorni. Si tenga presente che questi 100 infermieri agiscono essenzialmente su 2 ospedali, che poi sono gli ospedali di riferimento dell'intera BAT, l'ospedale di Andria e l'ospedale di Barletta. Va da sé che se in un pronto soccorso, in una sala operatoria, in un reparto d'emergenza o in capo a qualche drappello del 118 viene meno un numero consistente di infermieri, viene meno l'elemento, il volano, la cinghia di trasmissione di quello che è fare sanità, fare salute e garantire sicurezza a tutti. Noi siamo sinceramente preoccupati da questo stato di cose, perché come mai in passato abbiamo registrato, diciamo, una inerzia, direi, da parte del governo regionale a sciogliere, che ha il compito di rendere snelle le procedure, ha il compito di liberare energie, ha il compito di assicurare quello che va assicurato, ha il compito di impedire che certe derive assumano connotazioni, diciamo, pericolose e stringenti, un silenzio esordante. Siamo a 3 giorni dalla scadenza del contratto che la Regione ha inteso per la sola azienda BAT, e forse in passato anche per la Bari, impedire il rinnovo dei contratti, che non si capisce perché. Siamo a 3 giorni dalla fine di questa cosa e non arrivano cenni. Mentre noi stiamo parlando, in questi giorni si stanno perfezionando contratti di proroghe ad infermieri sempre in Puglia, a Foggia, a Taranto, a Brindisi, a Lecce. Non si capisce che cosa succeda qui da noi e che cosa è successo. Ma non era stata risolta questa problematica? C'era stata la prima scadenza del 31 ottobre, noi insomma abbiamo avuto, non era stata già risolta con tutta una serie di messe in sicurezza dei lavoratori, uso questo termine. Come giustamente ci ricordi, mi ricordi e ricordi al pubblico che probabilmente ci ha seguito anche quell'altra occasione, il 31 ottobre anche il governo regionale ha sentito il bisogno di garantire una proroga di 2 mesi, quindi spostata al 31 dicembre, che per quanto potevamo capirne noi era soltanto un periodo buono, adatto, idoneo
un lasso di tempo in cui chi doveva studiare, fabbisogni, necessità, tetri spesa, avrebbe usato questo tempo per capire se al 31 dicembre c'era questa necessità o no. Ma se uno fa la proroga il 31 ottobre e al 31 dicembre non è cambiato nulla, o quella proroga era inutile, era non dovuta, oppure adesso sta succedendo qualcosa che ci mette in un clima di incertezza. Per quanto vi possiamo raccontare noi, e voglio ricordare qui che la quasi totalità del corpo sindacale si è compattato intorno a questo argomento, con l'eccezione di una sola sigla sindacale, si è compattato intorno a questo argomento perché sente, diciamo, stringente la necessità di dire: oh, qui sta succedendo qualcosa, perché non si interviene? Perché non si dà seguito alle proposte e alle prerogative che avevano portato a quel prolungamento contrattuale? Credo che essere un momento in cui si rifletteva, si fermavano le cose, si analizzava la situazione e si adoperava una scelta. Voglio ricordare a me stesso e al pubblico, e se ci sta ascoltando il Presidente Emiliano, che in tutto il tour di stabilizzazione fatto dall'intera Puglia ha ricordato ad ogni appuntamento, per cui almeno in 10 appuntamenti, perché 10 sono le aziende sanitarie in Puglia, che ad ogni stabilizzazione ricordava che ci sarebbe stato un nuovo concorso, che aveva dato mandato a novembre già la ASL Batri di organizzare un concorsone, che a dicembre questo concorsone avrebbe visto la luce di un bando. E che cosa voglio dire con questo? Che se uno dice che c'è bisogno di fare un concorso, sta dicendo che c'è bisogno di personale infermieristico. Bene, noi abbiamo questo personale infermieristico, il concorso, nessuno sa se è partito, se e quando troverà la luce. Ci sono altri rivoli che hanno un chiaro aspetto legale, ad esempio viene prima il concorsone la mobilità. Ormai è acclarata dalla giurisprudenza che bisogna fare prima le mobilità interregionali, gente che sta fuori. Quello che avanza va messo a concorso. Insomma, si dichiara una necessità assuntiva, si interrompono dei contratti. La cosa è, ma non si interrompono i contratti su tutto il territorio regionale, su una ASL. Questo è un grosso punto interrogativo che non mi va neanche di rivolgere alla dirigenza locale, che capisco benissimo essere impedita dal suo datore di lavoro che è il governo regionale. Marzano, poi vi giro subito una considerazione degli utenti che ci stanno seguendo in questa diretta che noi stiamo realizzando mentre appunto realizziamo questo appuntamento. Innanzitutto un saluto a tutti. Io vorrei ritornare ad ottobre di quest'anno, quando il direttore generale della ASL ben ha fatto a prorogare i contratti degli infermieri, degli attuali, erano 128 infermieri, a fine gennaio del 2019. Questo era stato fatto, vorrei ricordarlo, innanzitutto per garantire sia la fase conclusiva del piano di riordino ospedaliero, che prevede all'interno del nostro territorio la riconversione di due ospedali, l'ospedale di Trani, già venuta in PTA, e l'ospedale di Canusa, e quindi il potenziamento della sanità territoriale e la garanzia del bisogno di salute dei cittadini di questo territorio. Poi ci fu uno stop da parte degli organi regionali, da parte dell'assessorato regionale, dal capo dipartimento, perché a loro dire la BAT non si era comportata in maniera omogenea rispetto ad altre realtà, e così i contratti sono stati prorogati al 31 dicembre di quest'anno, cioè a breve scadranno i contratti e 100 infermieri rischiano di andare a casa. Ma il problema che noi stiamo sollevando non è solo un problema di difesa di natura occupazionale, che è importantissima, per carità, ma è un problema anche di natura assistenziale, di garanzia dei livelli essenziali di assistenza, di continuità assistenziale, e che questa carenza di personale potrebbe determinare addirittura, a cavallo tra il Natale e il capo del nuovo anno, un'interruzione di pubblico servizio. Quindi noi stiamo affermando nelle sedi opportune, questa mattina l'abbiamo fatto in prefettura, il giorno 20 dicembre l'abbiamo fatto presso la sede legale dell'ASL, il 31 lo faremo con una manifestazione pubblica a cui si sono associate anche le segreterie regionali, tutta, diciamo, le ASL pugliesi. Stiamo chiedendo la garanzia del diritto alla salute dei cittadini di questo territorio e dell'intera Puglia. Ecco perché, al di là delle azioni burocratiche, di rispetto della legge, in particolare del MEF, dell'attuale direzione generale dell'ASL,
che ha dichiarato degli esuberi e quindi sta attuando un percorso per tamponare, direi, questa gravissima situazione, noi siamo allarmati della politica sanitaria regionale che di fatto non favorisce in maniera cogente i livelli essenziali di assistenza e la sicurezza di salute in questo territorio. C'è un utente che ci scrive: i contratti a tempo determinato dovrebbero essere rinnovati solo per il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, ma specificando che non appena sarà stilata la graduatoria di mobilità quei posti vengano sostituiti da chi rientra per mobilità, ricordando che il tempo determinato si può utilizzare solo per sostituire, per sostituzione di malattia o maternità, per un periodo massimo di 8 mesi. Esattissimo. Se posso ragganciarmi, sì, all'utente, ha un nome? Sì, Raffaele Campese ci scrive. Raffaele. A Raffaele, che è intervenuto attraverso lo streaming in questa trasmissione, è evidente che chi ha un contratto a tempo determinato, la legge lo dice, possono contratti a cui si deve ricorrere soltanto in caso di eccezionalità per sostituire temporaneamente posti vacanti che nell'immediato vanno messi a concorso, per sostituire malattie prolungate di malattia, per sostituire le maternità. Okay? Sono le uniche fattispecie in cui si può assumere una persona a tempo determinato. Dopodiché, e non appena le amministrazioni, direi il governo regionale, metterà fuori il numerino del fabbisogno infermieristico, è evidente che bisogna dare come scorrimento prioritario la mobilità. Lo dice la legge, non lo dico io, non lo dicono le forze sindacali, lo dice la legge, lo dice una giurisprudenza ormai consolidata che dice una cosa essenziale: se uno ha stabilito che ha bisogno di un concorso, ha l'obbligo, dal punto di vista anche dell'economicità delle iniziative, di adire lo strumento più flessibile, più immediato e più economico che ci sia, cioè la mobilità. Tu non devi organizzare un concorso da 20.000 persone che porta via tre anni per sanare un fabbisogno valutato 5 anni fa, perché di questo stiamo parlando, va bene? C'è una maniera immediata che si chiama l'istituto della mobilità, che va fatto. Nelle more, devo anche aggiungere che i contratti a tempo determinato, sempre per legge, non possono superare il 10% dell'organico complessivo delle aziende. Se tu hai 1.000 dipendenti, puoi avere massimo 100 contratti a tempo determinato, perché la legge, quando è fatta bene, è fatta con razio. Io capisco che 100 persone possono, a vario motivo, assentare, prendere un'aspettativa, possono andare in pensione, possono fare quello. Nelle more che si organizzi la sostituzione con tempi indeterminati, ti do la facoltà di assumere a tempo determinato, solo in quelle condizioni. È chiaro che poi quei posti non possono essere occupati sine die dal tempo determinato. Ci scrive Anna Valente, lo giro a Luigi Marzano: perché i sindacati non hanno mai chiesto la mobilità? Ci sono migliaia di infermieri fuori dalla Puglia che hanno vinto regolarmente un concorso. Allora, innanzitutto noi abbiamo ribadito l'esistenza della legge 165 del 2001, precisamente l'articolo 30, che prevede le mobilità, una percentuale delle mobilità in caso di procedure concorsuali. E quindi lo abbiamo ribadito questo, ma tengo a precisare, e vorrei ribadirlo ulteriormente, che preso atto di tutte le procedure amministrative relative al rispetto dei fabbisogni, al rispetto dei parametri del MEF, al rispetto del piano operativo 2016-2018, all'attivazione e disattivazione di unità operative, a riconversione di ospedali, il problema, noi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo una proroga per 2-3 mesi che possa gestire la fase di passaggio importante e rilevante del piano di riordino ospedaliero e del potenziamento della sanità territoriale. E vorremmo ricordare anche che il Presidente della Regione Puglia, che è venuto, come diceva il collega Emanuele, il 13 di novembre presso la sala dell'ex ospedale di Trani, a sottoscrivere unitamente al Direttore Generale dell'ASL BAT, l'Avvocato delle Donne, i contratti degli stabilizzati ai sensi del Decreto Madia, i 103, noi stiamo parlando di infermieri che non si sono trovati all'interno di questo percorso. Però ricordo anche
che il 23 ottobre in un'apposita riunione presso il Dipartimento Salute vi era l'impegno da parte della Regione a pubblicare, a esaurire il concorso dei 199 ed è stato esaurito, quindi a revocare gli incarichi e ad assumere personale a tempo indeterminato, e su questo piena condivisione. Il problema è oggi che nella BAT ci troviamo con 100 unità lavorative già formate che potrebbero sicuramente per una proroga di 2 o 3 mesi garantire tutti questi percorsi, ivi compresi le mobilità che la, la telespettativa... Che cosa succederebbe alla fine di questi 2 o 3 mesi? Consentitemi. Allora, usciremo dal... Scusami se... Emanuele, usciamo innanzitutto dal piano operativo, così come è stato sempre detto... I 100 lavoratori che oggi stanno rischiando, al termine dei 3 mesi, cosa rischiano? Potrebbero avere delle aspettative, perché uscendo dal piano operativo la Regione Puglia, anche attraverso gli ipotetici oppure i risparmi fatti sulla spesa farmaceutica, perché noi stiamo parlando oggi di sanità ospedaliera, invece noi abbiamo un problema nella BAT di sanità territoriale. Per far funzionare la sanità territoriale servono infermieri, quindi quel fabbisogno che è stato elaborato solo in maniera ragionieristica si concretizzerebbe rispetto alle reali esigenze assistenziali sia ospedaliera e sia soprattutto territoriale per compensare la chiusura degli ospedali. Emanuele? No, dico, sulla tua domanda? Che cosa rischiano? Intanto, che cosa accade tra 3 mesi? Rischiano intanto, allora, se io devo essere sincero, tutte le forze sindacali hanno ripiegato su una proroga di 3 mesi, ma tutte le forze sindacali e non solo, un'ampia parte anche del corpo politico regionale, saprai anche che qualche giorno fa si è discussa la legge di bilancio regionale, sì. C'è stato un emendamento di una 6-7 consiglieri. Erano 5 consiglieri regionali, tre di Forza Italia e 2 del Partito Democratico. Tra le altre cose anche trasversali, quindi maggioranza e di opposizione, che probabilmente hanno inquadrato meglio di tutto il resto la questione. Hanno ritenuto di produrre un emendamento che diceva che cosa? Prorogate il contratto dei contratti infermieri in scadenza al 31/12/2019. In questo anno, visto che il presidente Emiliano ha già detto, annunciato che ci sarà un nuovo concorso, quindi c'è un'esigenza, per non lasciare questa gente che ha servito un sistema sanitario, adesso davanti a un'esigenza dichiarata, quindi il concorso, io ritengo, a meno che non si tratti di voci dal sen politico fuggito, non credo che Emiliano lo abbia detto per farsi propaganda, faremo il concorso. Se ha detto che faremo il concorso vorrà dire che c'è una necessità. Se c'è una necessità è assolutamente illogico far decadere questi contratti, perché fra qualche mese, fra qualche tempo ci assisterà certamente all'assunzione di nuovo personale precario che va in leggera controtendenza in quelle che sono normative europee e nazionali. Quella nazionale, la ricordo a me e ad altri, la legge Madia, tra le altre cose, diceva che se dopo il 31/12/2017 ti avanza una platea di precari, io ti do tempo fino al 31/12/2020 per far completare loro il percorso del precariato, sempre se ne hai bisogno. Nessuno sta dicendo di andare oltre i livelli di spesa approvati e utilizzabili. Sempre se ne c'hai quel periodo di tempo per accompagnarli a completare il loro percorso di precariato e introdurli nel concorso che andrai a fare in quota riservata. Lo dice la legge. Quali sono le unità operative che rischiano di restare sguarnite non si dovessero confermare? Guarda, questi 100 io posso dirti infermieri. Che l'ospedale di Andria, che è un intero ospedale vocato all'emergenza urgenza, c'ha pronto soccorso, sala operatori, rianimazione, cardiologia, angiografia, che sono tutti reparti che hanno al loro interno quote di precari. Il pronto soccorso ad esempio ne ha 8 su 22 che il 31 dicembre finiscono di lavorare. Nessuno ha detto ad oggi che cosa succederà là. In questa ottica, quindi stavo dicendo, i sindacati chiedevano una proroga di 12 mesi su cui abbiamo ripiegato una proroga a 3 mesi che devono servire ad organizzare un concorso ed espletarlo. Se si vogliono fare le cose sul serio, se no, io non capisco, è una cosa illogica, è una cosa che ha
a mio parere il bandolo della matassa è sfuggito di mano a qualcuno, perché a 3 giorni della corsa non si capisce nulla. Quindi abbiamo sentito l'esigenza di portare questa che ha a che fare con faccende che hanno a che fare con la sicurezza di un'intera comunità, perché al pronto soccorso ci possono capitare tutti, ok? E non è carino andare in un posto dove si precarizza il precario già esistente, è una cosa che non è tollerabile. Per cui abbiamo rassegnato al prefetto questa nostra preoccupazione. Il prefetto che ha detto che senz'altro cercherà di capirne di più su questa questione, essendo responsabile principe della sicurezza del nostro territorio, e qualcuno dovrà rispondere a questa cosa. Perché noi, la nostra ricetta è bella e pronta, avete le precari, gli fate la proroga, prendete un po' di tempo per organizzare al meglio le cose, tutta questa fretta, ma poi vale soltanto per la BAT. Ripeto, Foggia, Brindisi, Lecce, Taranto hanno tutti rinnovato i contratti. Noi avevamo pochissimi minuti prima di chiudere, però insomma io cerco di immaginare il calendario alla mano, mancano sì. 3 giorni al 31 dicembre, sì. Però il 29 è sabato, il 30 è domenica, il 31 è lavorativo, però è anche la vigilia diciamo di lavorativo si fa per dire. Quando dovrebbero, appunto chiedo a voi, quando dovrebbero firmarla questa proroga e da chi vi aspettate la firma della proroga? Innanzitutto io vorrei ribadire quello che il Presidente della Regione, nonché Assessore alla Sanità Emiliano, ha comunicato l'indomani della bocciatura dell'emendamento regionale. Sì. Dice ai direttori generali, per evitare l'interruzione di pubblico servizio, garantire i livelli essenziali di assistenza o quant'altro, i direttori generali possono utilizzare la loro discrezionalità per diciamo, salvaguardare quindi, diciamo, la salute dei cittadini. Anche nello stesso tempo dice, dirette. Nello stesso tempo dice, però le linee regionali vanno in direzione di poter assumere da graduatorie, da avvisi pubblici, da graduatorie di... Quindi questo per noi è un paradosso, mandare a casa oggi, il 1° gennaio, 100 infermieri e poi semmai fra 30 giorni, fra 20 giorni, richiamare da graduatorie altri di avvisi pubblici infermieri diciamo ex novo che non sono ancora inseriti nella, quindi hanno la necessità di avere un affiancamento in importanti unità operative, quindi per noi questo è un paradosso, ecco perché urge la proroga dei contratti per qualche mese, sino a marzo abbiamo chiesto noi, e nel frattempo riorganizzare l'intera macchina anche in virtù di quelli che sono, appunto, lo voglio ribadire, continuerò a ribadirlo, i livelli essenziali di assistenza e il diritto alla salute che in questo territorio è messo in discussione. Ma il direttore generale dell'ASL vi ha risposto? Certo che ci ha risposto, abbiamo fatto un sit-in il giorno 20 in cui, io bisogna dirla tutta fino in fondo, io ho l'impressione, che non è soltanto un'impressione, che il livello dirigente massimo dell'ASL abbia un po' le mani legate su questa questione. Quando il Presidente dice tutto e il contrario di tutto, dice i direttori generali hanno uno strumento per poter far fronte a qualsiasi cosa, anche con le chiamate dirette, ma ricordo che ci sono gli avvisi pubblici, è chiaro che uno entra in una condizione e dice ma che cosa faccio? Qui chi deve dar dimostrazione di poter, perché il ruolo lo richiede, è il Presidente della Regione. Il Presidente della Regione, come dicevo in introduzione, deve fare tutto quello che serve a normalizzare un intero settore, un intero ambiente che non ha bisogno di convulsioni, non ha bisogno di tentennamenti, non ha bisogno, ce ne ha già di suo nel proprio corpo. Quindi bisogna arrivare a queste cose con una chiarezza amministrativa. La chiarezza amministrativa non è che la bisogna inventare, ci sono regole, norme che vanno banalmente applicate. Cosa che in questo frangente non è stato fatto. Anzi, il direttore generale, prorogando in prima battuta a gennaio, aveva visto oltre, e noi siamo stati, abbiamo sostenuto questa posizione, che poi sia stata stoppata per altri motivi che possono dipendere da altre situazioni di altre ASL, penso ad esempio a Bari, e che il Presidente della Regione abbia, diciamo, legittimamente, vorrei dire, condizionato un percorso che non va in direzione della proroga dei contratti, beh, a noi ci fa strano. Noi dobbiamo arrivare verso la conclusione. L'ultima considerazione che vi
leggo, ed è veramente la considerazione con la quale chiudiamo, è scritta sempre dall'amico Raffaele Campese, che è uno degli utenti che ci ha seguito: bisogna specificare che i rinnovi non saranno fatti per il raggiungimento dei mesi necessari per la stabilizzazione, ma solo per garantire i LEA fino all'espletamento della mobilità. Allora, a Raffaele voglio rassicurarlo, le stabilizzazioni sono possibili solo in presenza di una legge dello Stato, che lo Stato attuale non c'è, non c'è. Per stabilizzare qualcuno, lo Stato o il governo regionale deve fare una legge apposita per stabilizzare, quindi uno adesso può accumulare anche 48 mesi, ma in mancanza della legge non è stabilizzabile. È una bufala, è una sciocchezza quella. Io ho detto che le persone che maturano i 36 mesi per legge devono essere condotte in un concorso in quota riservata. Concorso! E questa cosa deve essere chiara. Per cui all'amico Raffaele Campese, questa sua paura non c'è, non c'è. Le mobilità si accendono davanti ad un concorso, devono fare prima il concorso, dire di quanti posti, di quante assunzioni hanno, devono esperire le graduatorie facendo dei bandi di mobilità, quello che avanza dei bandi di mobilità va messo a concorso, quello che va messo a concorso, il 50% riservato a chi ha i 36 mesi, questa è la norma, non c'è una paura, allora, non c'è il precario che caccia la mobilità, no! Assolutamente, allora noi siamo oltre i tempi. A Raffaele Campese, chi ha tenuto lontano dalla Puglia i mobilizzandi è stato l'assunzione di 1750 persone da un concorso che non ha fatto la mobilità. È stato quello il concorso a tenere lontano le mobilizzazioni. Non i precari, che c'entrano i precari? Non c'entrano nulla. La nostra preoccupazione, al di là delle importanti osservazioni di Raffaele, riguarda proprio, ed è una preoccupazione forte, proprio il diritto alla salute. Senza la proroga degli infermieri, seppur con soluzioni tampone adottate per rientrare nei fabbisogni, nei costi, ma rispetto alle reali esigenze, noi abbiamo il polso della situazione, che vi è una necessità di garantire appunto i livelli essenziali di assistenza che sono a rischio su questo territorio, perché quando il cittadino non trova risposte adeguate sul territorio si rivolge ai pronto soccorsi. E vorrei ricordare che due pronto soccorsi in punti di primo intervento di questo territorio, Trani e Canusa, a breve sono stati trasformati in punto di primo intervento territoriali, quindi qui c'è una vera emergenza sanitaria che potrebbe essere superata potendo attingere da maggiori risorse, in questo caso attraverso la proroga del contratto agli infermieri. E noi ci auguriamo che in questi giorni, il 31 dicembre, sotto la presidenza della Regione Puglia, direttamente dal presidente della nostra regione, Michele Emiliano, possiamo avere una risposta in linea anche con quelli che erano stati gli adempimenti del direttore iniziali del direttore generale dell'ASL BAT, avvocato Alessandro Delle Donne. Grazie a Luigi Marzano, grazie ad Emanuele Sgarra, con loro chiudiamo questo appuntamento speciale di Fuori dal Coro dedicato alle questioni sanitarie, ma avete compreso che sarà uno degli argomenti che ci porteremo anche all'inizio del nuovo anno. Nel frattempo, grazie a chi ha lavorato alla realizzazione di questo lungo appuntamento, ai colleghi di redazione, ai colleghi tecnici, ai colleghi dell'emissione, grazie a voi che ci avete seguiti da casa e a chi ovviamente ci ha seguito durante la realizzazione di questo appuntamento anche attraverso il web, da parte non soltanto del sottoscritto ma di tutta la redazione di Teleregione, l'augurio di un proficuo 2019. Ci ritroviamo con altri appuntamenti di Fuori dal Coro.